Stiamo per raggiungere la cima del Monte Telegrafo a 2500 metri e siamo praticamente sopra Bressanone in provincia di Bolzano. Siamo venuti a visitare quella che fu un importante centro radar dell'aeronautica militare, denominato Radio Bora, attivo dal 1958 al 1978. Quelle che vediamo sono le strutture a monte della base, in quanto essa era formata da due unità indipendenti. C'era un centro operativo a monte e un distaccamento logistico a valle nei pressi di Planchos a 1900 metri di quota. Le due postazioni erano collegate da una funivia gestita dall'aeronautica militare. Le origini risalgono alla seconda metà degli anni 50, in epoca di piena guerra fredda, quando si doveva avere la massima accuratezza nel controllo del traffico aereo proveniente dai paesi del Patto di Varsavia. In particolare c'era la necessità di coprire alcune zone d'ombra del centro radar di Udine Campoformido e per tale ragione fu scelta questa postazione dominante che consentiva di intercettare velivoli in avvicinamento quando erano ancora in volo sulla Baviera. Questa cima, come si può vedere, è stata spianata con le mine e la sua quota è abbassata di diversi metri per permettere la costruzione della base. Questo sito era inserito nella catena di avvistamento radar della NATO e il suo compito era sorvegliare lo spazio aereo 24 ore su 24, inviando agli altri gruppi radar limitrofi i dati dei velivoli avvistati. Le modalità operative di questo centro erano identiche a quelle del gruppo radar posto in Cina al Monte Shinhao, nei pressi di Pontebba. Il sistema radar in uso su Monte Telegrafo era di tipo tridimensionale, ossia era costituito da due antenne indipendenti, di cui la prima determinava la direzione di provenienza dell'oggetto e la sua distanza, mentre la seconda antenna si occupava di rilevarne la quota. Questa base dipendeva dal primo ROC di Montevenda, in provincia di Padova, sui Colli Euganei, ed impiegava circa un centinaio di avieri di leva e un numero simile di sottufficiali e ufficiali. Noi oggi visiteremo la zona operativa a monte, che è certamente quella più interessante da vedere. Sala generatori ed è l'unico locale tecnico ancora pressoché intatto. Ci sono questi due gruppi elettrogeni da 50 kW che servivano in caso di assenza dell'energia elettrica dalla rete ad alimentare tutte le apparecchiature radar. Qui ci sono i quadri di controllo. Sembra che fossero stati utilizzati anche in un periodo successivo alla chiusura della base. Il cuore della base era la sala operativa.
Questa era divisa in quattro postazioni disposte su un pavimento a gradoni con diverse altezze. Ognuno di questi quattro livelli aveva una funzione specifica alla quale erano impiegati vari addetti che operavano sulle apparecchiature elettroniche. Tra gli apparati c'era una console di comunicazione in collegamento costante con Montevenda e le altre basi, un sistema per le comunicazioni con gli aerei in volo, i terminali per il radar di quota e quelli di avvistamento. In fondo alla sala c'era il cosiddetto top board, ovvero un enorme schermo in plexiglass dove venivano riportate le tracce degli aerei avvistati dal radar. Posizionato dietro questo schermo, un aviere aveva il compito di scrivere a rovescio con un pastello a cera tutte le indicazioni utili agli addetti al monitoraggio. Questo era il piano di imbarco della funivia che raggiungeva il distaccamento a valle. Una funivia costruita dalla ditta Elz nel 1958 ed era un impianto costruito secondo lo schema classico vai e vieni, quindi con due cabine, una stazione motrice a monte e la stazione di rinvio a valle. Le cabine erano da 6 persone e permettevano al personale di raggiungere la sede operativa a monte in appena 8 minuti. La linea aveva 5 campate, sorrette da 4 piloni in cemento armato per una lunghezza sviluppata di circa 2600 metri. E nei pressi del rifugio Plose, l'impianto militare sorvolava la vecchia cestovia Graffer che è stata demolita nel 1986. Questa era la sala macchine della funivia. Vediamo tutte le parti meccaniche ancora presenti. Questo davanti è il reostato che serviva a ridurre il numero di giri e la coppia del motore elettrico principale. Il motore termico di recupero che serviva in caso di malfunzionamento dell'azionamento principale. La puleggia motrice, mossa da un motore elettrico da 40 cavalli. Questo è il pulpito di controllo dell'impianto, tutto abbastanza semplice, era un impianto degli anni 50 e gli standard erano questi. C'erano tutti i controlli di sicurezza, i comandi per i freni e con questi volantini si regolava la velocità di marcia dell'impianto. La parte elettrica era tutta qui dentro, questo piccolo armadio. Oggi le funivie sono molto più complicate, abbiamo una decina di armadi molto più grandi di questo che controllano tutte le sicurezze e tutte le parti dell'impianto. Questo centro radar è stato disattivato nel 1978, quando l'evoluzione delle tecnologie ha reso superfluo l'utilizzo di questi radar ad alta quota. Da quel momento la parte posteriore della struttura ospita alcuni ripetitori e ponti radio, mentre le altre aree della base giacciono in stato di completo abbandono.